Buongiorno, benvenuti alla 1, 2, 3, quarta lezione del corso e oggi affrontiamo alcuni argomenti di base di QT, quindi una lezione leggera, come dovrebbero essere tutte le lezioni di un'ora, più o meno. Quindi andiamo avanti e vediamo, l'altra volta abbiamo dato decenni storici, abbiamo visto che si possono adottare diversi paradigmi per creare interfacce grafiche con Qt. Noi adottiamo il paradigma puramente programmatorio con C++, quindi abbiamo il controllo su tutto quello che succede, ed è anche giusto perché applicazioni complesse richiedono il controllo su tutto il flusso di esecuzione. Quindi si apre adesso un capitolo, che ovviamente non concludiamo oggi, in cui vi spiego una serie di strumenti di base per realizzare interfacce grafiche con Qt. Andremo poi avanti parlando di strumenti più complessi, però già con questi strumenti di questo modulo Basic Qt si possono già realizzare, per esempio, applicazioni come il Notepad, applicazioni di utilità. Quindi la prima cosa che dobbiamo affrontare è l'oggetto principale in Qt, cioè un'applicazione Qt che si chiama QApplications. QApplication è una classe che si include, vabbè, allo solito modo, include QApplication. Tra l'altro, tutte le classi, tutti gli oggetti in Qt iniziano per Q, quindi quando bisogna includere qualcosa, include Q qualcosa. Per esempio, qui stiamo includendo l'applicazione, e cos'è l'applicazione? Ve lo spiego a breve. È un push button. Push button sta per pulsante push, quindi è uno di quei pulsanti che si può premere. Uno dice: esistono pulsanti che non si possono premere? Beh, esistono dei pulsanti che hanno un comportamento diverso, per esempio. I radio button sono, se avete mai visti, radio button, sono le scelte multiple. Questi sono considerati dei pulsanti, però sono pulsanti appunto con il pallino a scelta multipla. Questi sono considerati nel gergo dell'informatica e non nel gergo di QT, questi sono un gergo informatico, sono considerati radio button. Esistono nell'HTML, esistono in QT, esistono in tutti i framework di programmazione di interfacce grafiche. Quindi quello che vediamo adesso è un Hello World. Noi andiamo avanti di Hello World perché ci serve introdurre una serie di strumenti per arrivare poi a fare qualcosa di veramente concreto. La prima applicazione che faremo in classe quest'anno sarà o il Notepad o la calcolatrice, devo ancora decidere. La seconda sarà un gioco, uno Snake molto molto breve. E la terza sarà un gioco già molto più complesso, faremo Pac-Man quest'anno. Credo che ci fermeremo qui perché già tre applicazioni fatte in classe, non possiamo fare tutto il corso a fare applicazioni in classe, però comunque faremo diversi esempi al calcolatore, non saranno gli unici momenti in cui ci mettiamo al calcolatore. Ancora fino ad oggi non ci siamo messi, non mi sono messo io a implementare le cose perché siamo ancora in una fase pienamente introduttiva in cui dobbiamo introdurre gli strumenti per poi implementare le cose in classe. Tra l'altro domani vi invito a venire in classe perché parleremo della ricorsione, quindi sì che dovrò implementare insieme a voi delle cose. Ok, quindi come si presenta l'Hello World di un'applicazione in Qt? Sicuramente la prima cosa che c'è da fare, e questo vale per tutti gli Hello World in Qt, è la creazione di un'applicazione grafica in Qt. Che significa? Cosa sta avvenendo dietro questo QApplication che ho chiamato A, uno può chiamarlo app come gli pare. Stiamo creando tutto ciò che serve per realizzare un'applicazione grafica, cioè Qt ha caricato in questo momento tutta una serie di strumenti che ci consentono di poi creare finestre, pulsanti e via dicendo. Quindi bisogna iniziare con questa riga di codice. Anzi, vi anticipo che tutte le applicazioni, non solo le applicazioni di Qt, ma le applicazioni in generale che hanno un'interfaccia grafica, hanno un menu molto snello. Questa è una cosa un po' controintuitiva per magari studenti che vengono da corsi di fondamenti, di programmazione oggetti, in cui si pensa che la complessità sia tutta nel main, perché comunque sicuramente in fondamenti è stato così, il main fa tanta roba. Ma ragazzi, in realtà anche un gioco AAA, un gioco come non lo so, Red Dead Redemption o altri giochi di gran livello di questo momento, hanno sicuramente, tra l'altro sono programmati in C++, hanno sicuramente un main molto snello, che è simile a una cosa del genere. Una prima riga che serve a caricare cosa? La libreria, in quel caso il framework.
Ora, io qui sto caricando il framework di Qt, in quel caso si caricherà il framework, che ne so, del motore grafico, quindi che ne so, basato su, Red Dead Redemption è basato su un motore proprietario della Rockstar, come si chiama? Non mi ricordo il nome del motore. Comunque non è Unreal e non è Unity. Se fosse Unreal dovreste caricare qui il motore di Unreal. Poi cosa c'è qua? C'è il caricamento, questo è un gioco, quindi c'è il caricamento delle sprite, dei suoni. Le sprite sono le texture, i suoni sono i suoni. E poi c'è il punto di inizio, gioco, inizia, mostrati. E poi c'è questa riga che ora discuteremo a breve, cioè lanciare il ciclo degli eventi. Tutte le interfacce grafiche funzionano con il paradigma di programmazione di eventi, cioè ci si mette in attesa che l'utente faccia qualcosa. Questo vale per i giochi, vale per le applicazioni di utilità, vale per il sistema operativo, vale per un simulatore, vale, ragazzi, la programmazione di eventi vale un po' dappertutto, ok? A meno che non sia una simulazione in cui c'è un flusso ben determinato in cui l'utente non entra, oppure sia una dimostrazione, per esempio quello che avete fatto, in realtà anche quello che avete fatto a fondamenti è programmazione di eventi. Quando fate CIN, c'è la barra che c'è il cursore che lampeggia in attesa che l'utente inserisca qualcosa, quindi anche quella è una programmazione di eventi. Quindi a meno che non ci sia, se non c'è l'interazione dell'utente o non ci sono eventi esterni, che ne so, eventi hardware, quindi non c'è una comunicazione di rete o con dispositivi hardware, allora non è una programmazione di eventi, in quel caso potrebbe essere una simulazione o una dimostrazione. Quindi vabbè, vi ho fatto vedere che in realtà i main delle applicazioni sono più o meno tutti quanti snelli, quindi più l'applicazione è complessa, paradossalmente più il main è snello. Invece più l'applicazione è un giochino didattico, più il main tipicamente è cicciottello, perché essendo una dimostrazione didattica uno mette nel main un sacco di cose, anche noi lo faremo domani, però quello appunto è una dimostrazione didattica. Le applicazioni complesse hanno un main molto snello. In particolare le applicazioni basate su Qt hanno un main che crea un'applicazione e se non lo fate subito si genererà un errore, cioè voi non potete creare degli oggetti prima di aver creato un'applicazione. Quindi tutti gli oggetti Qt devono essere creati dopo aver creato l'applicazione. Peraltro qua c'è scritto che devono essere variabili automatiche o dinamiche, cioè non possono essere statici o globali. Perché non possono essere statici o globali? Se fossero globali avrei potuto, per esempio, perché non posso creare questo pulsante? Non lo posso creare fuori dal main, sarebbe una variabile globale, o addirittura statico. Perché non posso farlo? Perché forse qua verrebbe in aiuto lo schema del processo in memoria sull'area dati statici. Questa è una cosa che dovreste aver visto nei corsi precedenti, o se non l'avete fatto, non me lo dovete dire. Ogni anno l'avete fatto, però io ogni anno lo chiedo e magari non l'avete fatto proprio quell'anno. Quindi fatemi sapere se non avete fatto questa cosa. Un programma quando va in esecuzione viene mappato sulla RAM e si divide, insomma, l'area di RAM assegnata al programma si può dividere in aree. Una di queste aree è l'area dove ci sta il codice, quindi vi ho detto l'altra volta, 2 lezioni fa, se utilizziamo il link statico, tutto il codice viene messo in un'area della RAM. Quindi un programma di 200 megabyte di codice occupa 200 megabyte di RAM e questo non ci piace. Ma poi c'è un'area dati statici globali che tipicamente è piccolina, cioè non si vuole che quest'area dati statici sia grossa, perché dov'è che devono andare le cose grandi? Le cose grandi devono andare nelle variabili dinamiche, cioè quelle in cui in realtà non è un'area ben determinata, è tutta la RAM che ha in base alle richieste del sistema operativo, in base alle richieste del programma, il programma dice al sistema operativo: ho bisogno di un'area di 1 GB perché ci devo mettere un vettore di centinaia di milioni di interi per qualche motivo, e il sistema operativo mi dà un'area di 1 GB dalla RAM, la prende, la trova, se la trova, se non la trova deve fare deframmentazione, vabbè, un altro problema, e comunque poi me la dà. Quindi le cose grandi vanno messe nell'heap. Quindi faccio una domanda a voi, anche se siamo online, vi prego rispondetemi, altrimenti non andiamo avanti e restiamo bloccati. Quindi io voglio una certa interazione anche se siamo online, anche se lo scrivete via chat.
Perché non possiamo mettere gli oggetti di QT che vi anticipo ospiteranno grafica, suoni, cose pesanti? Perché non possiamo metterli nelle variabili statiche globali? Secondo voi, perché hanno fatto una regola stupida o ci hanno ragionato e c'è un motivo valido per questo? Domanda per voi, altrimenti non vado avanti. Anche via chat. Come mai? Dai, forza, qualcuno si faccia avanti. O col microfono o via chat. La domanda è, come mai c'è scritto qui che gli oggetti di QT devono essere per forza variabili automatiche o dinamiche? Anzi, meglio se sono dinamiche. Perché non possono essere oggetti statici o globali? Gli oggetti statici o globali in un programma vanno in quest'area qui, da area dati statici globali. Perché Peserebbero peserebbero troppo? troppo e soprattutto, bravo, questa è una risposta, la risposta si vede in due parti, pesano troppo e soprattutto nell'area dati statici globali, lo dice la parola statici, è un'area che non cambia, è fissa. Significa che se io li metto lì, quando il programma parte, rimarranno lì fin tanto che il programma è in esecuzione. Quindi, scusate, stiamo dicendo che se noi stiamo facendo un videogioco, tutte le texture, tutti i suoni vengono allocati in RAM e ci rimangono fin tanto che il gioco è in esecuzione. Ma davvero è così? Quindi quando voi giocate a Red Dead Redemption, pensate che tutto quello che sta nel livello sta nella RAM? Ah, ammazza, quanta RAM ci avete? Quanto occupa Red Dead Redemption scaricato su disco? Quanto occupa? Voi siete più esperti di me su questo. Questo lo sapete, dovete rispondermi. Quanto occupa il disco? 100 giga? Oh, ci ho sparato 120 gigabyte. E voi pensate che quei 120 gigabyte, che sono tutte texture, codice, risorse, asset, sono cose che servono al gioco, secondo voi vengono messe nell'area dati statici globali? Ovviamente no, chi è che ce l'ha 120 giga di RAM? Beh, no, noi qui abbiamo un server con 512 giga di RAM, però non è che uno deve comprarsi il mega computer da 10.000 euro per giocare a questi giochi. Quindi la risposta è non ha senso mettere gli oggetti di un'interfaccia grafica nell'area dati statici globali, perché occuperebbero troppo e soprattutto rimarrebbero lì in tutta l'esecuzione del programma. Mentre normalmente l'icona di un pulsante o la texture di un personaggio, le texture di un personaggio di un videogioco o di un livello, non so, la texture di un muro, di un oggetto, vive nella RAM fin tanto che quell'oggetto è presente. O addirittura se voi state in una mappa di allontanate, verrà riallocata. Quindi non è che noi possiamo mettere nella RAM tutto quello che ci pare. Ci mettiamo solo quello che ci serve in quello specifico momento. E lo stesso vale per un'applicazione grafica anche di utilità. Se stiamo usando Excel, difficilmente tutti gli asset, tutte le risorse stanno in RAM. Dipende da quanto si vuole facile, da quanto lo si vuole veloce il programma. Certamente se tutto sta in RAM è tutto molto più veloce, se invece qualcosa sta sul disco significa che quando aprite un menu ci vogliono quei 100-200 millisecondi, dipende dalla quantità di roba da caricare, vengono caricati dal disco dalla RAM alla RAM. Se state in un videogioco questo significa attesa di caricamento. E quindi ecco abbiamo scoperto come mai nei videogiochi c'è il caricamento dei livelli c'è perché bisogna prendere le cose dal disco e portarle nella RAM. Poi non solo, dalla RAM bisogna portarle alla RAM della scheda video, quindi ci sta questo doppio passaggio. Generalmente la RAM del computer è più grande della RAM della scheda video. Certo, dipende da quanti soldi ci avete speso nella scheda video. Se avete una scheda video con 12 GB di RAM, potrebbe essere che la vostra RAM del computer è uguale a quella della scheda video in quantità, quindi ci può stare anche in quel caso, una scheda video con tantissima RAM. Bene, tutto questo per dire che è meglio, e infatti si vede, che gli oggetti che noi andiamo a creare nell'interfaccia siano dinamici, dinamici, cioè dobbiamo allocarli con l'operatore new. New significa sistema operativo, mi allochi lo spazio nella RAM dinamicamente, dove trovi spazio? Per ospitare un QPush button, il sistema operativo risponde sì, ecco l'indirizzo e lo metto in un puntatore. Il puntatore altro non è, vi ricordo che è una variabile deputata a ospitare indirizzi di memoria. Quindi
Quindi d'ora in poi questa variabile conterrà un indirizzo ad un'area di memoria che ospita un Cubus Button. Ok. A questo punto, in questo specifico caso, sto creando un Cubus Button, cioè un pulsante con il testo Hello World, quindi questo è il costruttore in Qt, gli oggetti, le classi hanno più di un costruttore tipicamente, costruttori con parametri. In questo caso stiamo usando un costruttore con un solo parametro che è il testo del pulsante. Ora, un pulsante è un widget. I widget sono i Windows gadget, sono gli elementi predefiniti di un'interfaccia grafica che Qt, ma non solo Qt, anche altri framework vi mette a disposizione. Quindi questo qui è un oggetto già finito, cioè la sua grafica è quella che Qt ha deciso. In base a cosa? In base al sistema operativo. Se stiamo su Windows, mostrerà il pulsante in un modo, se stiamo su Linux o Ubuntu in un altro, se stiamo su Linux Kubuntu in un altro ancora, se stiamo su macOS in un altro ancora, e così via. Lo stile predefinito dipende dal sistema operativo, come per tutti gli altri widget. Avremmo potuto istanziare anche un altro elemento, per esempio una checkbox, una checkbox sono quelle con la casella cliccabile. Text edit sono aree di testo, label sono semplici stringhe di testo, etichette. E in questo specifico caso, però, ripeto, siamo ancora nel contesto di un Hello World, il fatto di aver creato un solo elemento e di avergli detto mostrati, lo farà diventare automaticamente anche una finestra. Quindi non abbiamo necessità di creare una finestra in questo caso. Però vedremo poi in seguito, quando facciamo interfacce serie, dobbiamo creare una finestra, dentro la finestra ci dobbiamo mettere una suddivisione spaziale, si chiama layout, nel layout ci andiamo a mettere una barra sopra, degli strumenti, il menu, la barra degli strumenti, il corpo centrale e la barra di stato sotto. Più o meno quello che hanno tutte le applicazioni grafiche, come per esempio questa, c'è un menu, c'è una barra degli strumenti, c'è un corpo centrale, che è suddiviso in una fascia laterale e un corpo centrale, e poi c'è una barra di stato. Più o meno tutte le applicazioni sono così. Questo è un altro notepad, menu, barra degli strumenti, corpo centrale che contiene diverse tab e barra inferiore. Più o meno le interfacce grafiche sono tutte uguali. Chiaramente poi ci sono le personalizzazioni, ci sono pure interfacce grafiche che non hanno menu. Per esempio, i videogiochi non hanno un menu superiore. Hanno un menu interno, quindi durante il gioco ci sono i menu del gioco e non i menu della finestra. Ovviamente questo dipende dalle scelte del programmatore. Bene, quindi dicevo che un qualunque widget, se noi diciamo show ed è solo quello che stiamo creando, questo diventa praticamente l'oggetto mostrato a schermo. Cosa succede dietro le quinte? Dietro le quinte verrà invocata, ma questo lo capiremo solo tra qualche lezione, verrà invocata una funzione di quell'oggetto deputata al disegno. Essendo una funzione virtuale, l'ereditarietà, o meglio il polimorfismo, ci dicono che noi possiamo farne l'override. Quindi, questa già è un'informazione importante. Paint event è un metodo comune a tutti i widget di Qt ed è il metodo deputato al disegno. Quindi, cosa conterrà paint event di Cubus Button? Se io non dico niente, c'ha già una sua implementazione e contiene il disegno di quel sistema operativo. Quindi, che ne so, conterrà una cosa di tipo: se io sono su Windows, faccio così, se sono su Linux, Ubuntu, faccio così, eccetera. In maniera un po' più elegante di come l'ho detta, è brutto dire se sono su Windows. Diciamo che si usa un po' di preprocessore, eccetera, ma a noi non ci interessa quello che avviene dietro le quinte. Ci interessa però che se noi facciamo l'override di questo metodo, e lo faremo un giorno, possiamo noi disegnare quello che vogliamo. Quindi il pulsante possiamo disegnarlo come ci pare. Cioè se noi facciamo una sottoclasse di Cubus Button, lo chiamiamo MyButton, e facciamo l'override del metodo paintEvent, noi andiamo a decidere come disegnare il nostro pulsante. Quando faremo questo? Lo faremo per esempio quando implementeremo il gioco dello Snake. Dove saremo noi a disegnare il contenuto di un oggetto grafico. In quel caso non sarà un pulsante, sarà un generico widget e noi nel metodo paintEvent diciamo
disegna lo snake a questa posizione fatto di tanti quadratini, eccetera, eccetera. Quindi, grazie a questa informazione, noi possiamo fare quello che ci pare. Un widget, quando viene creato, prima di fare show, viene creato in un stato non visibile. Quindi lo show è necessario. Non è necessario fare show, richiamare show su tutti gli elementi, se no, scusa, l'interfaccia è fatta anche di migliaia di elementi grafici. Che faccio io per migliaia di volte faccio show? No, Qt, come tutti gli altri framework, adotta un ragionamento gerarchico. Quindi se noi facciamo show alla finestra, la finestra invocherà show a tutti i suoi contenuti figli, a sua volta i figli ai loro figli, eccetera, eccetera. Quindi noi faremo uno show quando dobbiamo mostrare qualcosa. E in effetti, se andiamo a prendere il gioco di Super Mario, che ho chiuso, vediamo che anche lì c'è uno show. C'è uno show di game. Andiamo a vedere cos'è game. Game è, adesso non vi posso spiegare cos'è. È una vista grafica, cioè un oggetto dove noi andiamo a disegnare. Questo è in sostanza quello che stiamo dicendo. È una vista che si collegherà ad una scena dove possiamo inserire degli oggetti grafici. Quindi basta fare uno show sull'oggetto gerarchicamente più a livello più superiore. Ok, poi c'è una riga importantissima. Senza questa riga non succede niente. Ve lo posso dimostrare, quindi questo è il videogioco. Anzi, più che non succede niente, potrebbero succedere cose anche spiacevoli. Quindi il videogioco funziona, ve lo dimostro che funziona, ovviamente, l'abbiamo visto altre volte. Funziona, funziona. Ok, ma se io adesso qua che ne so, istituisco uno, non faccio app ex. Che succederà? Si è aperta la finestra dove pensavamo fosse il gioco di Super Mario, e poi si è chiusa. Qual è la differenza, secondo voi, tra restituire uno? Restituire uno significa restituire qualunque cosa nel main, significa che io esco dal main. Ma questa cosa qui, come del resto è spiegata anche nella slide, fa partire un loop. Un ciclo, ed è un ciclo tipicamente infinito. È un ciclo in attesa che avvenga qualche evento. Cioè, il nostro main non può terminare restituendo un valore, se no l'applicazione grafica come fa ad autosostenersi? Tutte le applicazioni grafiche si autosostengono tramite un ciclo degli eventi infinito. Infinito è un termine forse inappropriato. Serve per dirvi che in realtà, se noi non facessimo nulla, il ciclo sarebbe davvero infinito. Cioè, se io stessi qua a guardare e osservare questa interfaccia, fin tanto che non crasha il sistema operativo, cosa che se siamo su un Mac difficilmente accadrà, anche su Windows al giorno d'oggi, però insomma dipende. Anche Linux possono crashare dopo diversi mesi che sono, dipende che Linux chiaramente, però può succedere. A noi è capitato dopo 2 anni che ci è crashato Linux Ubuntu, quindi oh, può capitare ragazzi. I sistemi operativi, quelli che sono garantiti, hanno la garanzia di non crashare anche dopo 20-30 anni, costano di più. Sono sistemi fatti per i server tipicamente, no? Immaginate un server Google che crasha ogni, che ne so, ogni settimana perché c'ha Windows sopra. No, anche no, ovviamente. Bene, quindi il ciclo degli eventi è una cosa che vedremo un po' meglio quando faremo la lezione dedicata. Ragazzi, per il momento questo è soltanto un indizio che eseguire questo exec su cosa? Sull'applicazione che abbiamo creato significa far partire tutta l'interfaccia grafica, soprattutto significa mettersi in attesa dell'utente. Quindi parte l'interfaccia grafica e aspetta che l'utente prema qualcosa o usi il mouse o altri eventi. Ok? Questo è l'Hello World 1. Bene. Tra l'altro, anche questa applicazione che sto usando io, PowerPoint, è in attesa di un mio evento, che in questo caso è il premere un pulsante per andare alla prossima slide. Come è fatto l'Hello World di un programma così? Beh, è un solo CMake, perché c'è un solo modulo, il modulo main, il modulo applicazione. Ho creato un progetto. Questo
Questa è una cosa che mettevo soprattutto i primi anni, perché i primi anni c'era il passaggio da CMake 2 a CMake 3. Adesso ormai è quasi impossibile trovare un CMake precedente al 3, quindi questa riga la toglierei pure. È una riga temporanea che serviva agli studenti che magari scaricavano il 2 e avevano dei problemi. Perché da CMake 3 in poi CMake supporta Qt. Che significa supporta Qt? Che noi possiamo dire trova Qt. Questo non si poteva fare nei CMake precedenti. Quindi, creo un progetto, questo non serve più. Prendo tutti i sorgenti che stanno dentro sta cartella, creo un eseguibile a partire da quei sorgenti, cerco Qt, mi serve in particolare Qt5 widgets, mi servono le widgets perché là ci sta il pulsante, là ci stanno tutti i componenti predefiniti, e collego il mio eseguibile alla libreria, in particolare al modulo widgets. Ragazzi, questo è un CMake di 1, 2, 3, 4, 5 righe, sono 16 perché ci sono gli spazi, i commenti, eccetera, ma sono 5 righe reali che crea un'applicazione grafica utilizzando una libreria, linkandola dinamicamente. Voi dite dove me ne accorgo che il link è dinamico? Perché se voi non specificate il link è quello della libreria installata. Quindi se voi avete installato Qt in maniera statica, lo linkerà staticamente, ovviamente è impossibile, cioè Qt vi impedisce di linkare staticamente. E proprio quando voi installate Qt, lui installa le librerie condivise, non installa le librerie statiche. Sarebbe da pazzi linkare Qt staticamente. E quindi si linka dinamicamente a Qt. 5 righe di CMake. Bene, proviamolo questa cosa qui. Beh, riassumiamo il modello di compilazione. Il modello di compilazione è standard CPP, file oggetto, eseguibili. Ricordate, l'ultima lezione vi ho detto che esiste il Meta Object Compiler che trasforma il C++ non standard, dove ci sono dei costrutti di Qt, in C++ standard. Ma questo C++ è standard. Perché non è standard questo C++? Quindi non c'è motivo di tradurre questo codice in un codice C++. Questo è già codice C++, non c'è niente di anomalo. Quindi in questo flusso, ma solo in questo Hello World 1, non nelle vostre applicazioni finali, non c'è il Meta Object Compiler, non appare in questo flusso. L'esecuzione, adesso andiamo a vedere la compilazione e l'esecuzione, vediamo, devo andare, no, ve la faccio vedere su Windows e su Linux, prima su Windows, CMake, devo creare, devo andare a prendere modulo B. Modulo B si chiama Hello World 1 e lo vado a mettere dentro una cartella che chiamo Hello World 1, la chiamo pure build. Config, questa è la prima volta che sto creando il progetto, quindi come al solito devo fare le cose con CMake. Vediamo se è andato tutto bene. È andato tutto bene. Su Windows ha trovato Qt da solo. Non gli ho detto io dove andare a trovarlo, l'ha trovato in CQt, dove l'ho installato io, lui l'ha trovato. E notate che ha trovato anche GUI e Core. Quindi, nonostante nel CMake c'era soltanto widgets, lui è andato a cercare anche le dipendenze. Genero, apro. Ora io sulla mia macchina già ho messo Qt nei path di sistema dove trovare le DLL. Quindi tutto va bene, andrà bene, devo solo selezionare il progetto come progetto eseguibile di partenza. La modalità di compilazione di default è debug. State attenti, ragazzi, perché debug è una modalità di compilazione che serve per il debugging, però va anche 100 volte più lenta di quella release. Cioè, qua in release si fa ottimizzazione. Il compilatore ottimizza il codice e lo rende anche 100 volte più veloce. Significa che se voi state compilando un videogioco complesso, che ne so, Pokémon, Metaslug, ma anche Super Mario potrebbe succedere, se voi compilate ed eseguite in modalità debug, pure Pac-Man, e venite da me e dite, professore, il gioco mi va a scatti, ma è perché il computer è vecchio. Prima di comprare un nuovo computer, ed è successo che un ragazzo comprava un nuovo computer perché gli andava a scatti il gioco, controllate la modalità di compilazione. Se è debug è normale che vada a scatti il gioco, se è release e va a scatti ci potrebbe essere un bug, quindi prima di comprare un nuovo computer accertiamoci che ci siano tutti i prerequisiti. Poi chiaramente se uno ha un computer del 2005, parliamone, potrebbe essere, ma non è detto, dipende dalla complessità. Vi
dell'applicazione. Quindi andiamo a vedere il nostro main come è fatto. In questo caso, questo è un residuo dell'anno scorso. Ho provato a metterci una cosa diversa da un pulsante, una checkbox, però noi ci mettiamo il pulsante, tanto non cambia niente. E proviamo ad eseguire e vediamo qual è il risultato. Sono su Windows 8, quindi la grafica sarà quella di Windows 8. Lasciamo stare questo warning. Questo warning è dovuto al fatto che noi stiamo creando un pulsante e lo stiamo facendo diventare una finestra. Quindi lui ha detto che ha avuto un po' di difficoltà a capire che quel pulsante diventava una finestra, ma non è una cosa che ci capiterà di nuovo. Notiamo che il pulsante occupa tutto lo spazio della finestra e notiamo che il pulsante è cliccabile. Se io ci clicco, si illumina di azzurro. Ok? È stata creata per noi una finestra con i pulsanti. Notate che questo, ragazzi, non è, cioè, noi possiamo dire a Qt non metterci questo pulsante, non metterci questo, non metterci questo. Possiamo creare una finestra che non si può chiudere, almeno non si può chiudere così, si potrebbe comunque chiudere in altra maniera. Possiamo creare una finestra in cui non c'è la cornice, e la cornice ce la mettiamo noi, e quindi forse state capendo con questi. Questo è anche il modo con cui si fanno, non so se avete avuto esperienza di crack, vari hack, keygen, schifezze varie, che non hanno una finestra, perché ovviamente si devono distinguere, e c'hanno questi, insomma, a volte la finestra c'ha anche una forma non rettangolare, hanno queste, insomma, queste finestre un po' esotiche, che loro hanno definito, rimuovendo, la finestra del sistema operativo. Anche noi in Qt possiamo rimuovere la finestra del sistema operativo. Anzi, mi sa che possiamo, sono sicuro che possiamo anche renderla trasparente. Cioè, potremmo rendere questa finestra trasparente al 50% e far vedere quello che c'è dietro. Quindi possiamo fare tutto quello che potete pensare si possa fare dal punto di vista di interfaccia grafica. Quindi tutte le cose fighe che avete visto, questi widget che si mettono sul desktop, che sono un po' trasparenti, se il mouse esce diventano trasparenti, se il mouse ci entra diventano opachi, non hanno una cornice, non hanno nemmeno una forma rettangolare, si può fare tutto. Tutto quello che potete immaginare. Ok, vabbè, io clicco sul pulsante, non succede niente perché non abbiamo detto niente. Cioè, noi nel codice non abbiamo detto se ci clicco che succede, quindi non succede niente. Andiamo a vedere su Linux se ci sono delle altre difficoltà. Dobbiamo aprire il nostro CMake, dobbiamo dire che andiamo a prendere un Hello World e lo mettiamo in una cartella. Hello World sul desktop, che già c'è, ma è vuota, dovrei averla svuotata. Creo in questo caso dei makefile Unix perché mi viene facile e mi dice che non ha trovato Qt. Ora, perché non l'ha trovato? Ragazzi, è questione di il fatto che lo trova o che non lo trova dipende da se sono state settate in fase di installazione di Qt delle variabili d'ambiente. Io qua su Linux non le ho settate, evidentemente non le trovo, ma non è un problema. So che sono state installate nella cartella home del mio utente, sotto la cartella Qt5, vado nella versione, che in questo caso qui è 5.6, è stato installato per il compilatore GCC64, infatti io sto qui per usare, su questa piattaforma io userò il compilatore GNU a 64 bit, e non devo metterci bin, lui non vuole sapere dove stanno i binari, vuole sapere dove sono le librerie di Qt, quindi devo andare nella cartella lib, e devo andare in CMake, perché è lì dove lui mette le informazioni che servono per CMake. Questo vale per tutte le piattaforme. Ci sarà sempre una cartella lib CMake dove trovare il modulo di interesse. Quindi Qt5 widgets, l'ho superato, widgets, config, è andato tutto bene, ha trovato in automatico anche gli altri due GUI e core, genero, chiudo, vado nella cartella cd hello world 1 e costruisco ed eseguo. Bene, ecco, questo è quello che abbiamo su Linux Ubuntu. Una grafica diversa, un testo con un font diverso e beh, c'è poco da fare, insomma, questo è un comportamento diverso come giusto attendersi da un diverso sistema operativo. Se qua proviamo a metterci il checkbox, vediamo un elemento diverso da pulsante, ovviamente una checkbox. La checkbox è testo con casellina, la premo, non succede niente ovviamente, però almeno si vede il risultato.
Su Linux invece, eccola qua, ha una grafica ovviamente diversa, c'è una evidenziazione della casella che su Linux, su Windows non c'era, niente di speciale. Notate come qui io sono passato da una piattaforma all'altra e ho ricompilato, ma il sorgente è uno solo. Quindi sto sfruttando il paradigma che vi ho insegnato. Grazie al CMake abbiamo i sorgenti da una parte, e in questo caso ho due progetti, un progetto di studio e un Makefile Linux che mi compilano lo stesso sorgente fornendo due risultati diversi su due piattaforme diverse. Ok? Domande su questo? Abbastanza, per adesso abbastanza leggera la cosa. Complichiamocela un po' fino ad arrivare, penso, questo ci porterà alla fine della lezione. Ragazzi, questa è una lezione, questa parte qui, mannaggia, sfugge molto spesso questa cosa qui. Quindi drizzate le antenne. È una cosa semplice, però per qualche motivo gli studenti se ne dimenticano, forse perché la facciamo all'inizio. Le risorse. Che cosa sono le risorse? Le risorse sono gli asset, si possono anche chiamare, di un'applicazione. Quindi sto qui su, dove sto? Sto su PowerPoint. Gli asset sono le icone, sicuramente. Non solo le icone. In alcuni casi sono anche il testo, perché avete mai visto applicazioni che hanno la possibilità di cambiare la lingua? E la lingua si scarica come un file e questo file si deve mettere in una determinata cartella. Quindi a volte anche il testo è una risorsa. Sembra strano, ma è così. Quindi testi, suoni, icone, eccetera. Ora, quando un'applicazione è complessa, sicuramente ha delle risorse. Sicuramente ha una grafica, quindi sicuramente c'ha dei pulsanti, qualcosa. Addirittura il Super Mario, che cosa c'ha come risorse? C'ha. Andiamo a vedere. Che c'ha? Lo stiamo qua. Super Mario 19. C'ha suoni, grafica, sprites. Mi fa pensare che abbia, per esempio. Questa è la sprite che contiene tutte le varie transizioni, animazioni di Mario in tutte le sue forme. Quindi questi sono degli asset del gioco, delle cose che noi dobbiamo da qualche parte decidere dove mettere. Ora, ci sono due possibilità. O le lasciamo sul disco e quindi avremo una cartella, come quando noi andiamo a qua ad andare nella cartella dell'installazione dei programmi, quindi ne so. Dove l'hanno messa i ragazzi, Super Mario, dove sta? Questa qua. Quando ho installato Super Mario, ve l'ho fatto vedere l'altra volta, che i ragazzi hanno creato l'installer di Super Mario. No, davvero non c'è, impossibile. Super Mario. Per ricerca di Windows è davvero terribile. Forse sta qua. Sì, me l'hanno messa qua. Super Mario. Se noi andiamo nella cartella del gioco, ripeto, ci sono due possibilità: o le nostre risorse le mettiamo nella cartella, però qui non ci sono. Io non vedo le sprite da qualche parte qui, anzi, basta cercarle. Sono dei file PNG, in questo caso non ci sono. Ma secondo voi, ragazzi, se non sono nella cartella, dove saranno mai queste risorse, come in questo caso le texture del gioco? Se non sono qui, possono essere solamente nell'eseguibile. Quindi è possibile decidere, a volte è conveniente decidere che le risorse vadano nell'eseguibile. Qual è il vantaggio? Che se stanno nell'eseguibile, tutto ciò che sta nell'eseguibile va nella RAM e quindi accedere a queste risorse è istantaneo. Se invece fossero sul disco, ci sarebbe quel ritardo nel leggere la risorsa dal disco, perché se io sto leggendo, che ne so, una colonna sonora di 100 megabyte, e non è che me la leggo così in 2 secondi, sì, è vero, ci sono gli SSD, ma ci vuole del tempo. Quindi è una decisione importante dove mettere queste cose. Qt offre la possibilità di mettere le risorse nell'eseguibile, non solo Qt, questo lo offre qualunque framework. Quindi poi la decisione sta al programmatore quali risorse mettere e quali no. Il consiglio che vi do io è, siccome tutto ciò che sta nell'eseguibile va nella RAM, non ci mettete nell'eseguibile risorse pesanti, cioè se sapete, purtroppo adesso noi ai fini dimostrativi didattici io metterò
una colonna sonora di 7 megabyte nell'eseguibile, ma non è una grande idea. Poi lo vediamo perché. Metteteci le cose piccine, metteteci le sprite se state facendo un videogioco, metteteci le icone se state facendo un'applicazione di utilità, quindi le icone dei pulsanti e dei menu. Quello va benissimo, ma non ci mettete il suono da 100 megabyte, perché poi ci sono dei problemi, ora vediamo quali. Quindi, come fare per includere le risorse nell'eseguibile? Intanto vediamo l'effetto che fa nel codice. Se le risorse stanno nell'eseguibile, ora vediamo come si fa, io posso invocare queste risorse direttamente utilizzando l'operatore due punti slash. Due punti slash significa, è come se noi stessimo navigando un file system, ma il file system non è il file system del sistema operativo, è il file system dell'eseguibile, cioè noi stiamo navigando, è ovviamente una cosa virtuale, è un'illusione che si sta dando, ma stiamo navigando tra i file che noi abbiamo messo nell'eseguibile. Quindi prendiamo in questo caso un'icona e, ripeto, un suono, ma con tutte le accortezze che vi ho detto prima. Quindi, se noi l'abbiamo messo nell'eseguibile, noi possiamo andare ad accedervi tramite due punti slash. Però la domanda è: ma come si fa a mettere queste cose nell'eseguibile? Beh, bisogna accompagnare i sorgenti. Andiamo adesso nel nostro nella cartella dei sorgenti dell'Hello World 2. Nella cartella dei sorgenti dell'Hello World 2 c'è anche un file in più rispetto al main, rispetto al CMake List. Beh, innanzitutto ci sono proprio i file. Questo non è un file, questo è un file di sistema mio. C'è il file close, che sarebbe l'icona chiudi che vogliamo mettere attorno accanto al pulsante chiudi, no, non sarà più un pulsante Hello World, sarà un pulsante che chiamiamo chiudi, e ci sta anche un suono, ahimè, di 14 megabyte, quindi la musica del Tetris. Però sono 14 megabyte, tra l'altro è un file WAV, i file WAV sono file sonori non compressi, e file non compressi per loro definizione sono enormi, anche un'immagine se fosse non compressa sarebbe gigantesca. Quindi noi, a scopo dimostrativo, stiamo per mettere tutto dentro l'eseguibile, ma warning, non mettete i suoni grossi, così grossi, dentro l'eseguibile. Come facciamo a metterli? Dobbiamo accompagnare i nostri sorgenti con un file, uno o più file, non necessariamente solo uno, che abbia estensione QRC. QRC sta per Qt Resources, significa che è un file dove noi elenchiamo tutte le risorse che vogliamo mettere dentro l'eseguibile. Il file ha una struttura fissa, è un file dichiarativo che parte, inizia così e finisce così. Qua dentro ci mettiamo le risorse come se fosse un XML, e ogni risorsa deve contenere il percorso dove trovare quel file. Attenzione, il percorso significa che a tempo di compilazione questo file ha questo percorso, quindi nella cartella icone file che si chiama close.png verrà preso e tradotto in codice macchina e messo dentro l'eseguibile. Quindi il contenuto di questo file viene messo dentro l'eseguibile. Ora vediamo come. Quindi il file di risorsa deve contenere la lista di tutti i file che vogliamo mettere dentro l'eseguibile. Adesso entra in gioco un altro attore, è colui, si chiama Resource Compiler, RCC, che trasformerà questi file, indovinate in cosa? Come facciamo a metterli dentro l'eseguibile? C'è solo un modo che noi conosciamo per mettere le cose dentro un eseguibile. Qual è, ragazzi? È quello di mettere le cose nel codice. Cioè, cos'è che va dentro l'eseguibile? È il codice del programma che va dentro l'eseguibile. Quindi questi file verranno trasformati in codice C++, un codice lunghissimo. Perché se sono 14 megabyte, verrà creato un array di 14 megabyte, quindi di 14 milioni di celle di un singolo byte, e in ognuna di queste celle verrà memorizzato il valore contenuto nel file. Quindi un array lunghissimo. Questo conterrà il nostro file CPP. Un array di tanta tanta roba che noi mettiamo dentro, tanta, ovviamente in questo caso tanta, il contenuto dei file che noi mettiamo qua dentro. Quindi a questo punto dobbiamo dire in fase di CMake, se scriviamo noi il CMake, ma quelli che vi do ce l'hanno già, guarda, attiva il Resource Compiler, perché questo è un altro
attore che deve intervenire nella compilazione e ovviamente dobbiamo dire tra i sorgenti di includere anche i file di risorsa QRC. In questo caso, siccome stiamo usando i suoni, dobbiamo dire anche di includere la libreria dei suoni, il modulo di suoni di multimedia di Qt. Questo è. Andiamo a vedere il modello di compilazione che però, come già vi dicevo, il Qresource Compiler trasformerà i file, immagine, suoni, eccetera, in file C++ perché questi file C++ devono diventare codice macchina che deve essere poi inserito dentro l'eseguibile. È l'unico modo per mettere questi file dentro l'eseguibile. Risultato, andiamolo a vedere. Andiamolo a vedere su Windows. Anche su Linux. Che qui setup project, progetto principale. Notiamo che lui già ha preparato un file che in questo momento non esiste perché lo deve ancora creare in fase di compilazione, però si è predisposto un file CPP dove andare a mettere le risorse. E se noi compiliamo quel file verrà effettivamente e ci mette tanto, anzi ragazzi, il problema è che stiamo compilando un file sorgente gigantesco e quindi significa che il nostro compilatore, adesso per un attimo non so se si è visto, ma per un attimo ha usato un sacco di RAM, la sta usando un sacco di RAM, vediamo quanta ne sta usando. Tanto la RAM sta salendo, dovremmo vedere la differenza tra il picco e quando finisce di compilare, sta ancora compilando. Notate la differenza, prima ci abbiamo messo un secondo a compilare, ora ci stiamo mettendo un'eternità e in più stiamo usando un sacco di RAM. 1 GB, 2 GB, fa poco, spero di finire prima della lezione. Dai. Ok, ha finito di compilare e direi che ha usato per la compilazione a occhio. Prima c'erano più o meno 2 GB. Ha usato ogni casella su 500 mega. Ragazzi, ha usato più o meno 2 GB per la compilazione. Com'è possibile che sia successa una cosa del genere? Perché è successo che noi ci abbiamo messo quel maledetto suono. Non fatelo a casa. Questa è una di quelle lezioni in cui vi dico non fate quello che abbiamo fatto a casa. Abbiamo messo un suono di 12 megabyte, ma questi 12 megabyte devono essere tradotti in codice, dove sta? Hello World 2. E quindi da qualche parte io qua mi aspetto un CPP molto grande. Eccolo qua. Ce ne sta più di uno, non lo so perché, se li creati in varie fasi, forse per ogni configurazione. Comunque quello che è importante è che noi se adesso lo apriamo, tra l'altro non possiamo certo aprirlo con un qualunque editor, questo è un editor noto per più, adatto anche ad aprire file molto grandi. E cosa c'è qua? Guarda un po' cosa c'è. C'è un array di unsigned char, cioè byte, statico costante. Statico costante? Ricordate la domanda all'inizio della lezione? Andrà a finire nell'area dati statici e costanti. E quindi stiamo occupando. Quanti sono questi? Saranno 12 megabyte? Vediamo al tempo di esecuzione quanto occupiamo. Si vede? Basta vedere il processo. Ok. Vediamo quanto sta occupando il nostro processo. Il nostro processo innocente sta occupando. Dove stai? Usa talmente poco processore che non riesco a beccarlo. Ma dove stai? Ecco qua, Hello World 2, sta occupando 17 megabyte. E questi 17 megabyte, ragazzi, è tutto quanto il suono che noi abbiamo dato come cosa, come array di byte. Quindi, cosa ha fatto Qt? Ha preso i file, immagine e suoni. E ha creato un mega array di byte che è lunghissimo, è lungo perché sono, quanto so, che ne so, il suono sono 14 megabyte, sono 14 milioni di elementi, quindi hai voglia te a scorrere qua, sai quanto ci metto. Anzi, ho bloccato pure l'editor, non riesco a scorrerlo. Però qual è il significato di questa lezione? Il significato è che noi adesso abbiamo un metodo per inserire le nostre risorse
dentro l'eseguibile, perché vengono tradotte dal Q-Resource compiler in un file CPP. Questo file CPP conterrà un array lungo quanto sono lunghi i nostri file, e poi a tempo di esecuzione Qt ha un modulo interno che dice: ah, ti serve questo file? Anziché prenderlo da disco, siccome ce l'ho nell'eseguibile, vado nell'area dati statici e vado a prendere quella porzione di memoria dove c'è il file. Quindi avete capito qual è il trucco? Il file non è più sul disco, adesso è in RAM. Pertanto, se sono delle sprite, cioè delle texture, va benissimo che sia in RAM. Mazza, è velocissimo l'accesso, quindi il gioco va più veloce, perché il gioco deve crearsi a partire da queste sprite. Ma se sono suoni, dovete stare attenti. Tipicamente quello che si fa, ed ecco il motivo per cui chiudiamo la lezione tornando al codice di Super Mario, quello che si fa, questa è pure una lezione importante che vi sto dando, siccome i suoni sono pesanti, bisogna caricarli da disco, quello che si fa tipicamente è caricarli una tantum prima che inizi il gioco, in maniera tale che i suoni, almeno quelli che servono, se sono troppo grossi ovviamente non lo posso fare, vengono caricati e messi nella RAM, nella parte dinamica, non nell'area dati statici globali. Quindi in questo caso io ho una classe suoni che nel suo costruttore crea, in questo caso Super Mario, si prealloca tutti i suoni. In questo caso li sta prendendo dall'eseguibile, scusate, non dalla cartella. Evidentemente erano suoni leggeri, però l'insegnamento che vi do è che se sono suoni pesanti, non dovete metterli nell'eseguibile, li mettete nella cartella del gioco e li caricate. Ok? Quindi la lezione di oggi finisce qui. Non so perché l'ho chiusa. Abbiamo imparato i primi due hello world, quindi sappiamo adesso come mettere dei file, delle risorse come le icone nell'eseguibile. La prossima volta rendiamo interattive le nostre applicazioni. Quindi ancora non sappiamo come interagire, dove sta la programmazione di eventi, ancora non l'abbiamo fatta questa cosa. Ok? A livello di codice qui non c'è niente di eclatante, abbiamo creato un'icona, gli abbiamo detto quanto farla grande e abbiamo riprodotto un suono, anche qui in questo caso preso dall'eseguibile, ma come dicevo non si fa così. Bene, terminiamo la lezione qui.